Ciao a tutti diavoletti, sapete oggi cosa farò? No, non lo sapete. Oggi farò un grande regalo a Vinci. Eh sì, sono da solo per strada. Vinci è da solo a casa. Oggi farò un grande regalo a Vinci. Lo sorprenderò, gli farò una sorpresa. Ora sto andando a comprargli un regalo. Cosa? Che cos'è questo allarme? Sentite anche voi un allarme? Questo è un vero e proprio allarme. Diavoletti? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sono impanicato, Attenzione! Cosa? Chi è che sta parlando? Bene. Tutte le case si stanno per allagare! Le case stanno per riempirsi d'acqua! No. Dovete stare attenti! Uscite tutti da casa! Uscite tutti da casa! Avete sentito? Avete sentito? Quell'avviso ha detto che le case si stanno per allagare! Le case si stanno per riempire d'acqua! E c'è un piccolo problema. Vinci! Eh sì, proprio Vinci! È da solo a casa! Eh sì, è da solo a casa! E le case si stanno per allagare! Le case si stanno per allagare! Devo subito chiamare Vinci? E dirgli che deve uscire subito da casa. Adesso chiamiamo subito Vinci con il cellulare e gli diciamo che deve uscire da casa. Deve uscire subito da casa perché le case si stanno per riempire d'acqua. Lo chiamo. Ok, sta squillando. Quando risponderà? Cosa? Sentite anche voi? Che cos'è? Vinci, devi uscire subito da casa. Vinci, devi uscire subito da casa. Cos'è questo rumore d'acqua? Sembra un'onda. Oh no! Avete sentito? Avete sentito? Nella chiamata si è sentita un'onda! Un'onda d'acqua! Questo significa che adesso Vinci è in pericolo? Perché l'acqua potrebbe travolgerlo? Oh no! Vado subito a casa! Cosa? Che cos'è questo avviso? C'è un avviso sul muro? Attenzione! Le case stanno per riempirsi d'acqua! Uscite tutti! Cosa? Le case stanno per riempirsi d'acqua! Vinci a casa? E Vinci è da solo? Quindi significa che Vinci è in pericolo! Deve uscire da casa! Guardate, c'è proprio un avviso! E questo avviso dice che tutti devono uscire da casa! Perché le case si stanno per allagare! Tutti gli oggetti stanno per riempirsi d'acqua! Oh no, Vinci, poverino! Vinci, sto arrivando! Cosa? Lì c'è un altro avviso? Cosa dice adesso questo avviso? Le case potrebbero allagarsi, dovete uscire subito! Oh no, è proprio un avviso stradale! E guardate, le case stanno per allagarsi, guardate il divano! È proprio inondato d'acqua! Cosa succederà, Vinci? E come sarà a casa nostra? La casa si starà allagando tutta! Sto correndo da Vinci! Diavoletti, un altro avviso! Devono uscire tutti dalle case, stanno per riempirsi d'acqua! Oh no, guardate questa casa! È inondata nell'acqua! Cosa succederà? Devo correre a casa! Vinci, è in pericolo! Cosa? Un altro avviso? Cosa dice adesso? Uscite tutti da casa! Uscite tutti da casa? Ok. Diavoletti, sono arrivati in ascensore. Oh mio Dio! Vinci, come stai? Sto per arrivare! Sono al secondo piano, manca poco! Sto per arrivare al quinto piano e sto per arrivare a casa. Dai! Ascensore, muoviti! Devo salvare Vinci! Muoviti, arriva al quinto piano! Perché vai lenta? Dai, muoviti! Oh, ecco il quinto piano, siamo arrivati. Ok, sono arrivato nel terrazzo di casa nostra e io non vedo nessun allagamento. Cosa? Diavoletti? Vedete anche voi tanta acqua scendere da queste scale? Oh no, questo significa che si sta allagando tutto, anche il giardino. Oh mio Dio, quanta acqua! È pericoloso. Questa giornata è pericolosa. Ok, devo andare di là perché la casa è di là e chissà cosa starà succedendo dentro casa. Se qui si sta allagando. Ok, diavoletti, stiamo per entrare dentro casa. Quella è la porta di casa nostra e guardate, sta scendendo tutta l'acqua dal tetto. È pericoloso. Questa giornata è pericolosa.
sta scendendo tutta l'acqua dal tetto, sta scendendo tutta l'acqua dal tetto. Guardate. Io devo passare perché devo andare a salvare Vinci dentro casa. Vinci, sto per arrivare. Ok, mi sono avvicinato. Avviciniamoci. Oh! Oh mio Dio. Avete visto? Sta scendendo tutta l'acqua dal tetto. Come faccio ad avvicinarmi alla porta? Come faccio ad avvicinarmi alla porta? Tutto si sta riempendo d'acqua. Cosa? Oh mio Dio, stavo per... Oh! Diavoletti. Oh mio Dio. Oh! Avete visto? L'acqua sta scendendo dal tetto. E mi sto bagnando anch'io. Andiamo ad aprire quella porta. Non mi interessa dell'acqua che sta cadendo sul tetto. Non mi interessa. Io devo passare. Devo vedere come sta Vinci, perché Vinci deve uscire da quella casa. Ok, ok, sto aprendo la porta. Chissà quanta acqua c'è in casa. Diavoletti, l'ho aperta. Sta uscendo tutta l'acqua. Oh no. Vinci, se mi senti, esci da qui. Oh mio Dio, quanta acqua. Oh no. Diavoletti, come faccio ad entrare in casa? Non posso entrare in casa perché sarebbe troppo pericoloso per me. Ma devo salvare Vinci. Vinci è rimasto bloccato in una casa allagata. Oggi è proprio una brutta giornata. Ma se Vinci resterà per sempre bloccato dentro quella casa? Io almeno ho questo ricordo di Vinci. Sapete che cos'è questo? Questo maialino? Eh sì, questo peluche enorme. È il peluche che ci siamo regalati quando ci siamo conosciuti. E ho solo questo ricordo di Vinci. Questo me lo porto sempre con me. E se non riuscirei mai a salvare Vinci, mi abbraccerei questo peluche tutte le notti. Ho solo questo ricordo di Vinci. Ma io devo salvarlo, io devo salvarlo. Io non posso restare solo con un ricordo. Io voglio Vinci. Cosa? Di nuovo un avviso? Cosa dirà adesso? Attenzione, tutte le case si sono riempite d'acqua. Tutte le case del paese sono piene d'acqua. Dovete uscire da casa. Attenzione, uscite, uscite. Oh no, diavoletti. Sta uscendo tanta acqua da casa. Vinci, ci sei? Canta. Ecco Vinci, ecco Vinci. Esci da qui. Sto uscendo. Ora sta uscendo? Sta uscendo, diavoletti! Vinci, sta uscendo da casa! Vinci! Vinci! Sei tutto bagnato! Come hai fatto ad uscire? Come hai fatto ad uscire? Non lo so. Diavoletti, avete visto? Vinci è tutto bagnato, la casa era piena d'acqua! Oh, guardate i capelli, sono tutti bagnati! E i vestiti sono tutti bagnati! Sto congelando, aiutami! Meno male che ti ho salvato, meno male che ho aperto quella porta, perché se io non avessi aperto quella porta, adesso non saresti qui con me. Guarda qui. La tua felpa era inzuppata d'acqua? La felpa inzuppata d'acqua. Canta, sto davvero congelando. L'unica soluzione per farti tornare normale e prepararti qualcosa di caldo. Eh sì, devo prepararti qualcosa di caldo, così ti riscalderai e non sentirai più freddo. Oh, no. Ok, diavoletti, guardate, questa è acqua calda e farà del bene a Vinci. Adesso metto la bustina di tè dentro e gli sto preparando un bel tè caldo. Poverino, io non vorrei essere nella sua situazione. È tutto bagnato ed è freddissimo, poverino. Questo tè lo scalderà. Ok, è pronto e scotta tantissimo. Ok, gli ho messo il tè proprio nella sua tazza. Guardate, questa è la tazza con la sua foto sopra. E gliel'ho messo qui dentro. Adesso glielo porto. Lo riscaldiamo un po', poverino. Ok, gliel'ho portato ed ha bevuto tutto il tè. Guardate, è proprio tutto il tè. Ha lasciato solo due gocce. Poverino, poverino, appena gliel'ho portato subito ha bevuto. Però almeno si è scaldato. Ora gli porto anche questa coperta, così si scalderà ancora di più. E diavoletti, speriamo che non gli venga la febbre, perché ha preso molto freddo e quando prendi molto freddo ti viene la febbre. Guardate, Vinci si è messo a letto con la coperta. E anche Hop è molto preoccupato per Vinci. Hop, facciamo riposare Vinci, ha molto freddo, non piangere. Hop, non piangere. Vinci deve stare da solo per un po'.
Ok, per far sentire meno freddo a Vinci, adesso accendo l'aria calda. Accesa. Adesso si riscalderà tutta la casa. E chiudo anche tutte le finestre. Fatto. Questa qui. E adesso Vinci sentirà meno freddo. Guardate, sta ancora tremando, poverino. Speriamo che non gli salga la febbre. Non tremare più, Vinci. Ho acceso anche l'aria condizionata calda. Mi dispiace tantissimo per Vinci. E a voi dispiace? A me tanto. Vi rendete conto? Vinci è stato in una casa allagata piena d'acqua. E quell'acqua era congelata. Perciò adesso ha freddo. Era inzuppato d'acqua. Oh, poverino, sta continuando a tremare. Hop. Hai visto? Vinci sta soffrendo. Anche il nostro cagnolino sta vedendo Vinci soffrire. Vinci, non tremare più, ti prego. Hop, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Chissà come starà Vinci domani. Vi aggiornerò, diavoletti. Oh, guardate, diavoletti, ho stampato questa foto. Questo è Vinci. E qui ho scritto guarisci presto con un cuoricino e con questa faccina molto carina. Che ne dite, gliela porto? Così legge guarisci presto. E forse si sentirà meglio guardando questa foto. Speriamo che domani non sente più freddo. Lo spero con tutto il mio cuore. Adesso sapete cosa farò? Urlerò qui fuori, Vinci guarisci presto. Fra 3, 2, 1... Vinci guarisci presto! Chissà quando guarirà Vinci.